Domenica 18 gennaio sarà ricordata da tutti gli appassionati della pallamano a Benevento come un vero e proprio handball day, visto le tante partite che si sono susseguite sul parquet del Paladua dalle 9 alle 21. Gianmarco, per te un'esperienza nel campionato di Serie A quest'anno, si ripete insomma quella che è stata effettuata lo scorso anno, ma anche un under 20 da giocare su alti livelli. Quali sono gli obiettivi della vostra squadra? Gli obiettivi innanzitutto sono il raggiungimento delle finali nazionali Under 20, che sono obiettivi importanti. Già l'anno scorso abbiamo lanciato quelle delle Under 18 e quindi significa fare molta esperienza in un campo comunque più vasto rispetto a quello del campionato regionale che stiamo affrontando in questo momento. E gli obiettivi sono questi, appunto. Ce la giochiamo soltanto con una squadra che è l'Anzara, perché anche loro partecipano a un campionato Under 20, visto che è un campionato misto Under 20 e Under 18. E speriamo bene di riuscire a portare a termine questo risultato. Quanto è importante per voi l'esperienza in prima squadra? State totalizzando presenze, accumulando esperienza con ragazzi più grandi in un campionato molto competitivo? Sì, significa soprattutto fare esperienza innanzitutto, e infatti il mister sta cercando proprio questo, cioè inserirci in prima squadra, così in modo tale che riusciamo a crescere anche noi e portare avanti questa realtà che è la SD Pallamano Benevento. Ci sono delle problematiche che riscontrate nella gestione di questo doppio impegno? No, in realtà a noi fa molto piacere, quando il mister ci chiama noi giustamente rispondiamo e speriamo di giocare più o meno di possibile in Serie A, perché comunque ci fa bene, e poi giustamente ci dedichiamo al nostro campionato Under 20, che è una cosa fondamentale. È un bel gruppo, inizialmente era un po' difficile riuscire a mettere insieme un paio di ragazzi per organizzare questo Under 20 per causa di molti problemi che ci sono stati all'inizio, però sembra che alla fine si sia creato un bel gruppo e ci divertiamo, stiamo bene insieme, speriamo sempre nel meglio, insomma. Under 14, Under 16 femminili della Pallamano Benevento, come è iniziata questa esperienza e come nasce questo amore per la pallamano? Allora, questo amore per la pallamano nasce per gioco, che poi aumenta man mano nel corso del tempo, nel corso degli anni, facendo allenamenti, partite e questo. Avete la fortuna di avere una prima squadra che vi dà un grande esempio. Quali sono i tuoi punti di riferimento? Allora, i miei punti di riferimento sono il giocatore Andrea Sangiuolo, per me un grandissimo pivot, grandissimo giocatore in tutti i ruoli, e niente, Alessio De Cristofaro, che è stato per un periodo il mio allenatore, un ragazzo che studia, allena noi, allena l'Under 16 e anche l'Under 14, quindi è un esempio per tutti noi. Il vostro obiettivo per il campionato Under 14, Under 16? Allora, diciamo che come squadra non siamo tra le più forti, perché la nostra società nasce, cioè nel senso, è da pochi anni che praticiamo questo sport e le altre squadre sono molto più forti, ma il nostro obiettivo è comunque di dimostrare a tutti quello che sappiamo fare e quello che abbiamo imparato in questi 3 anni. Carlo, a te che sei il presidente della Pallamano Benevento, chiedo le sensazioni di questo handball day, di queste 12 ore ininterrotte di pallamano al Paladua. Beh, queste diciamo sono le giornate che ti ripagano un poco di tutti gli sforzi che fai durante l'anno, sia fisici che economici. È molto bello vedere una giornata di sport, 200 ragazzi che stanno qui un'intera giornata, che vivono tutta la giornata il palazzetto, che stanno alla fine della partita insieme dopo al bar a bersi qualcosa. È l'idea che ho io di questo sport, così a me piace vivere la pallamano ed effettivamente mi sento veramente felice. Oggi è una giornata per me felice.